questo periodo dell'anno, complice l'altalena delle temperature, trionfano i virus parainfluenzali, quindi l'adenovirus, il coronavirus, tutti questi nomi strani, ma anche il rinovirus ed enterovirus, che possiamo stimare stiano colpendo questa settimana e anche le prossime 120.000 italiani, questa è la stima, tra adulti e bambini. Per l'influenza invece c'è ancora tempo, ancora poche settimane. Con noi per parlarne Elisabetta Vozza, medico di famiglia del distretto di Eboli. Dunque, dottoressa Vozza, innanzitutto benvenuta, un giovane medico. È un vero festival di virus parainfluenzali, insomma, li abbiamo nominati, che sembrano, quando diciamo parainfluenzali, sembra che non debbano preoccuparci, però non vanno sottovalutati. Tra questi paravirus ci sono, abbiamo detto, il coronavirus, l'enterovirus di 68 che sta facendo parecchi danni negli Stati Uniti, l'edenovirus, se vogliamo dirlo all'inglese, il rinovirus. Tutti prendono le vie respiratorie con gravi disagi per i più piccoli, ma anche per i più anziani che hanno problemi respiratori. Dottoressa Vozza, quali sono i gesti, gli adempimenti, insomma, più elementari e più importanti per prevenire, per la prevenzione? E poi, magari una volta che li abbiamo presi questi paravirus, che cosa dobbiamo fare? In effetti bisognerebbe evitare di frequentare i luoghi affollati, però purtroppo sì, non sempre è possibile, perché sì, i ragazzini vanno a scuola, i bambini piccoli vanno all'asilo. Evitare però, quando è possibile, luoghi sovraffollati, perché sì, è soprattutto in questi luoghi che facilmente si ha contatto con persone che hanno già queste patologie e che sì, facilmente ci infettano. Ecco, per esempio in un bar una persona affianca a noi, colpo di tosse, le goccioline di flug. Evitare di dare troppo la bisogna mano, bisogna girarsi dall'altra parte, sì, no? Perché sono le goccioline di flug che in pratica... Sì. Stanno nell'aria e che ci infettano. Sì. Poi bisognerebbe lavarsi spesso le mani, bene, evitare anche di toccare, che voglio, per esempio, la maniglia di una porta, perché se casualmente precedentemente l'ha toccata una persona che era infetta e ha tossito, e noi subito dopo tocchiamo questa maniglia, ci infettiamo. Vabbè, senza esagerare, comunque, sì, le comuni mani, norme, sì, Igieniche, evitare appunto luoghi sovraffollati, lavarsi spesso le mani, mangiare molto frutta e verdura, soprattutto sì, frutta che contenga molta vitamina C. Ecco, sull'alimentazione ci andiamo fra un attimo, perché vogliamo dire che, insomma, ad essere preoccupati sono soprattutto i genitori. Genitori, perché con la ripresa della scuola, delle attività scolastiche, sì, e anche questi sbalzi di temperatura, sì, insomma, i primi freddi, c'è la possibilità che i figli si becchino, si ammalino, e quindi questa possibilità cresce man mano che aumenta la frequentazione della scuola. In effetti sì, il virus parainfluenzale è un virus che interessa soprattutto questo periodo dell'anno in cui ci sono queste variazioni atmosferiche repentine. Invece il virus influenzale è un virus che si ha soprattutto nel mese di gennaio-febbraio, quando le temperature più a lungo e per più tempo si mantengono basse. Sì. Sono dei virus che interessano soprattutto i bambini nell'era scolare, sì, e soprattutto i bambini che vanno all'asilo. Sì. Ecco, diciamo dell'influenza vera e propria, parliamo tra un attimo, perché è chiaro, la domanda è d'obbligo, siete i medici di famiglia, siete credo impegnati in questo periodo nelle vaccinazioni. Ecco, come dire... Quindi la profilassi elementare è quella di lavarsi le mani, lavarsi il viso. Sì, una profilassi ambientale che è fondamentale, sì. Ecco, diciamo che nel momento in cui però non riusciamo ad evitarlo e ce lo prendiamo, che succede? Succede che ci viene... Che cosa? Quali sono i sintomi? È tosse, rinorrea, che significa muco dal naso, mal di testa, sì, disturbi dell'alimentazione, stanchezza in generale. Sì. E quando si hanno questi sintomi, la cosa principale è il riposo, perché in effetti i virus sono dei virus, noi non abbiamo delle terapie idonee attualmente per i virus. È una delle cose inguaribili. Deve passare. Ok, sì. E come passano le malattie influenzali e parainfluenzali? Soprattutto attraverso il riposo, utilizzando il meno possibile i farmaci, sì, facendo poco il medico da solo, magari chiamando sì, il proprio medico
medico perché esiste il proprio medico e non chiedere alla vicina, al vicino tu che hai preso sì, certo. E meno si prende meglio è, forse anche affidarsi alle vecchie cose della nonna, il miele, il latte caldo, il riposo, la frutta che contenga molta vitamina C, anche essenziale. Ecco, e soprattutto non prendere l'antibiotico. L'antibiotico purtroppo è una patologia. Sì, è una malattia. È una malattia l'antibiotico. Cerco di spiegare costantemente ai miei pazienti che l'antibiotico è contro i batteri, invece nell'influenza e nei virus parainfluenzali noi abbiamo a che fare con i virus, ebbene con i virus, per i virus noi ancora non abbiamo terapie adeguate, a parte alcuni virus specifici. E quindi quando è che poi però si utilizza l'antibiotico? Diciamo che queste sono malattie che nel soggetto che non sia particolarmente defiatato, nel soggetto adulto, normalmente passano normalmente senza lasciare problemi. È chiaro che un soggetto che sia particolarmente defiatato, un soggetto anziano o un bambino dove il sistema immunitario è ancora debole, più facilmente può avere delle sovrainfezioni batteriche e sono queste che poi vanno curate con l'antibiotico. Sì, certo, sono le complicazioni, quindi, però diamo anche tempo al tempo, facciamo passare 1, 2, 3 giorni, perché spesso per esempio ci chiamano con una certa velocità a attendere, perché una sovrainfezione non è che si vede subito, soprattutto i pediatri che dicono appunto sempre di attendere 1, 2, 3 giorni hanno perfettamente ragione, perché quando si va non c'è nulla, poi dopo magari si ha una sovrainfezione. Ecco, lei diceva niente antibiotici, sono inutili quando non ci sono ovviamente le complicazioni. Ecco, che ne pensa, si legge in questo periodo, ogni tanto affiorano gli omeopatici, i prodotti omeopatici che non sono farmaci, ma sono delle sostanze che, come il termine stesso dice, sono simili, cioè si assimilano alle malattie, diciamo. Ecco, quindi ci sono tanti prodotti che girano, lei ne ha mai consigliati, li ha mai provati, fatti provare? Io non sono un medico che consiglia molto i prodotti omeopatici, perché a questo punto preferisco cure della nonna, come ho detto prima, così non si spendono neanche soldi, ok? Però c'è qualche prodotto tipo il propoli che esiste sia in spray sia anche a gocce, a sciroppo, che comunque ha una lieve azione antinfiammatoria e mucolitica. Premesso che anche noi abbiamo una serie di prodotti omeopatici, ma siccome vengono prescritti dal medico, il paziente non si rende conto che è un prodotto omeopatico. Che tipo cos'è che scatta? Scatta l'effetto placebo, cioè io prendo un prodotto Secondo mi convinco che fa bene. E questa insomma per me perché bisogna dare tempo al tempo. Normalmente un'infezione da virus parainfluenzale è in atto tra i 3 e i 5 giorni, anche una settimana, dipende sempre dal soggetto. E bisogna aspettare. Di solito la gente pensa mi prendo questo, quello, aspettare e dare tempo al tempo, perché deve fare il suo corso. Soprattutto, come diceva lei giustamente prima, quello di riposo, di riposare, di non uscire, cosa che invece anche per nessuno non infettare di voi gli fa. Altri, anche per non infettare gli altri. Per non infettare gli altri, invece purtroppo spesso può capitare che siamo costretti invece ad uscire e quindi magari rinviamo, ecco, la soluzione del problema. Sì, ma non è prendendo 1000 farmaci che passa. I farmaci possono placare il sintomo, ma l'evoluzione della malattia rimane quella. Ecco, vediamo un po' questo, parliamo siamo verso le conclusioni della influenza, che si dice, cioè comunque routinariamente arriva a gennaio. Noi abbiamo di tempo, mi pare ancora qualche settimana per vaccinarci, è vero? Sì, noi medici di medicina generale abbiamo iniziato già dal 3 novembre e la campagna vaccinale è fino al 31 dicembre. Quindi sarebbe opportuno recarsi dal proprio medico di base, soprattutto per le fasce che necessitano di queste vaccinazioni. Sì. Ricordo che sono soprattutto le fasce più deboli, quindi gli ultra 65 anni, i bambini piccoli, i soggetti defetati, quelli affetti da malattie particolari, soprattutto dell'apparato cardiorespiratorio e per esempio chi ha problemi di fegato, chi ha purtroppo tumori e patologie severe. Quindi in questi casi il vaccino è sarebbe davvero opportuno
vaccinarsi. Vaccinarsi, sì, anche se sulle vaccinazioni ci sono sempre le solite diatribe e questioni. Può anche capitare uno su 100.000 persone un caso anomalo, sì. Il punto è che però quando si ha una malattia, quando invece poi l'influenza si propaga, propaga molto facilmente e in quel caso non è uno su 100.000, ma i casi sono molto elevati. Sì, e dunque questa influenza con quali notizie arriva? Come arriverà? Come sarà? Ho letto che sarà meno virulenta. Questo perché? Perché il virus dell'influenza rispetto ai virus parainfluenzali in effetti modifica la sua antigenicità ogni 5-10 anni. Ogni 10 anni diventa particolarmente come se fosse nuovo, diciamo. E quindi non abbiamo anticorpi in giro, perciò è utile fare la vaccinazione per i soggetti a rischio. Però diciamo questi ceppi sono in giro già da un bel po' di tempo, c'è il ceppo California H1N1, c'è il ceppo Texas H3N2, c'è il ceppo Massachusetts. Allora il primo è dal 2009, non so se vi ricordate nel 2009 ci furono questi vari casi. E gli altri sono in giro dal 2012, quindi diciamo in giro si sono fatti abbastanza anticorpi e per cui diciamo quest'anno si dovrebbe diffondere di meno perché ci dovrebbe essere già abbastanza anticorpi in giro. Insomma, abbiamo già fatto conoscenza insomma con questi ceppi che cambiano perché sembra quasi che avvertiti che noi li conosciamo mutano geneticamente quindi, affinché possano virulentarsi meglio diciamo sono un po' dispettosi invece rispetto per esempio ai parainfluenzali gli anticorpi rimangono per sempre anche cioè quando prendiamo come ho appena detto nel vaccino ci sono solo 3 ceppi ogni volta che vengono iniettati dai 3 ai 4 ceppi il problema è che i virus parainfluenzali sono 200 quindi